Peggio di così non poteva andare la trasferta in Liguria, si è trasformata in una gita fuori porta dai contenuti amari per gli aquilotti. La Virtus Entella ha fatto valere la sua forza e netto divario tecnico e il 5-1 finale dice tutto e non necessita di commenti ulteriori. E pensare che l'approccio dei ragazzi di Malotti non era stato male, ma poi cammin facendo c'è stato un vero e proprio tracollo quando la Virtus Entella ha aumentato i ritmi e ha trovato gli spazi letali per gli avversari. Al 20° il vantaggio è nato da una bella iniziativa di Clore sulla destra, che ha tagliato il campo per Rada, che ha rimesso in mezzo dove Morosini non si è fatto pregare nel battere giusti. 1-0 per i Liguri. Il raddoppio è nato ancora da una iniziativa di Rada. Il suo suggerimento per Karic ha visto il giocatore ligure andare in rete con facilità. Poco dopo c'è gloria anche per l'argentino Facundo Lescano, che fino a quel momento era stato alla finestra e poi è andato in porta raccogliendo il servizio dello straripante Rada, una doppietta per lui. Nella ripresa Malotti ha effettuato 4 cambi, la squadra valdernese ci ha messo l'orgoglio proiettandosi in avanti. Al 10° ha beneficiato anche di un calcio di rigore per un fallo su Mercati. Barranca dal dischetto ha calciato alle stelle in maniera maldestra, che non fosse giornata lo si è visto anche da questo episodio. La rete comunque per il Montevarchi è arrivata poco prima della mezz'ora. A segnarla è stata il neo arrivato Sorrentino sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Torna nel finale a spingere la Virtus Entella, che dai e vai è riuscita ad andare in rete con Palmieri, che ha firmato il suo 8° centro stagionale. Esulta la formazione ligure, che non nasconde le sue ambizioni, mentre per il Montevarchi sarà bene pensare subito al derby di Siena.